Sapore. Antonio, da 1 a 10, 10. Grazie. Quindi vi è piaciuta questa escursione, sì, a Ginosa? Molto, a parte la mia energia. No, molto. I bambini si sono divertiti. Sì, 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 entusiasti. Poi c'ero... secondo me è anche stato il cambio di... È arrivata! Quindi la rotola mattina. Tipo... Sotterraneo! La cisterna! Come venivano raccolte le acque? Con una tubatura! Oh, ma siete proprio bravi, hai visto, maestre, che stavano attenti, ragazzi? Guardatevi intorno, abbiamo parlato delle grotte e abbiamo detto che ognuno ha la sua caratteristica. Adesso trovatemi gli amici. Quanti ce ne sono? Qui avevano scavato talmente tanto che si era assottigliato così tanto il piano che è sfondato quello di sopra. Quindi voi dovete sapere che quando si camminava in una strada come questa del villaggio della rivolta, significava camminare sul tetto di un'abitazione sottostante. Qui ce n'è un'altra, guardate. Vedete? Questa. Sapete a cosa serviva questa? A cosa? In fondo, che abbiamo detto che stavano in fondo alle grotte? Gli animali, bravo. C'erano, quindi questa era una stalla e qui che c'era il cavallo o il mulo, lo legavano qui, vedete? Guardate in questa grotta, addirittura c'è il pavimento, vedete? Qui c'è la mangiatoia dentro, venite a vedere. Era la scalinata che porta al piano di sotto. Sono più curiosi quelli piccoli. Vedete il ponte levatoio dove stava, vedete? Non devo. Ciao!